Jacopo Lucarelli, MVP di questa partita, 24 minuti in campo, 24 punti, 8 su 9 da 2. Possiamo andare avanti con le percentuali, ma non penso che ti interessi più di tanto. Cosa ha significato per te oggi entrare in campo e vincere questa partita? No, le percentuali non contano, alla fine l'importante era vincere. Siamo partiti bene, stranamente, perché di solito non è che succeda molto spesso. Non era una squadra da sottovalutare, si erano rinforzati nel campionato invernale loro, con tre quinti del quintetto nuovi, e anche il resto della squadra ha dato il suo contributo, qualche sbavatura in difesa ci sta, siamo umani. Dal punto di vista personale, ti abbiamo visto nel corso di questa stagione, abbiamo visto una crescita dal punto di vista piuttosto mentale più che tecnica. Quali sono le tue impressioni? Come ti senti e come ti senti cresciuto nella tua esperienza fiorentina? Mi dovevo ambientare di nuovo al campionato di Serie B e al modo di allenare di Andrea. Io sto facendo solo quello che mi sta chiedendo, andare a rimbalzo, correre in contropiede. Mi attengo a ciò che dice e dei miglioramenti si sono visti, sono felice anche. La prossima partita sarà a Montecatini, una sfida importante per la classifica, ma anche difficile, visto che Montecatini nel girone di ritorno è prima in classifica insieme a Omegna e alla Fiorentina Basket. Dopo la Pasqua un po' di riposo e poi dopo si riprende per il rush finale. Quali sono le tue impressioni, i tuoi pensieri in vista dei playoff? Ricarichiamo le energie questa settimana di Pasqua e... anche se abbiamo ottenuto il secondo posto matematico, noi puntiamo a vincere tutte le partite, non ci interessa degli altri risultati, se Montecatini è prima non importa, noi andiamo laggiù per fare la nostra partita e tentare di conquistare due punti.